Bentrovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni nel territorio. Quest'oggi ci troviamo nella sede amministrativa dell'Ulsuno Dolomiti, abbiamo il piacere di incontrare il commissario Giuseppe Dalben, che saluto e ringrazio, bentrovato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Parlo volentieri con Telebelluno e con i bellunesi in particolare, è importante questo dialogo con la comunità. Grazie a lei per l'ospitalità, dottor Dalben. Mi piacerebbe cominciare con un bilancio di questo primo anno, più di un anno, che ormai è qui alla guida di quella che è la sanità bellunese. Beh, è stato un anno importante dal mio punto di vista, un anno che ho voluto, come dire, impegnare soprattutto su alcune linee di intervento, alcune linee progettuali, come si usa dire. La principale è stata quella di stabilizzare l'organizzazione aziendale. Poi abbiamo lavorato molto su quella che è la cosiddetta medicina di prossimità, cioè il portare il più possibile vicino a casa le cure necessarie alla gente. C'è il grosso tema, l'importante tema degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e poi c'è il tema che è uno degli obiettivi regionali più importanti della lista d'attesa. Ecco, affronteremo infatti alcune di queste questioni che lei ha toccato adesso, ma le chiedo, i bellunesi sono curiosi di saperlo, come si trova nel territorio dolomitico? Le nostre meravigliose Dolomiti l'hanno conquistata? Sì, beh, mi trovo a casa, voglio dire, insomma, no? E perché, insomma, conosco bene il territorio, lo frequento da tanti anni, e quindi per me è lavorare in un territorio, tra virgolette, amico, in un territorio che mi fa sentire a mio agio e che vorrei fare in modo che questo territorio potesse avere quelle risposte dal punto di vista sanitario che si merita. Ecco, di recente sappiamo è stata completata anche la squadra della direttiva. Sì, proprio con lunedì scorso, 15 luglio, abbiamo nominato appunto il direttore dei servizi sociosanitari, che è andato ad affiancarsi al direttore amministrativo e al direttore sanitario. Quindi squadra completata, abbiamo in particolare sostituito il direttore amministrativo, che è andato in pensione, il direttore dei servizi sociosanitari, quindi con due incarichi nuovi, con due presenze nuove, il direttore amministrativo è di Agordo, dottor Favretti, e la direzione dei servizi sociosanitari l'abbiamo affidata alla dottoressa Paludetti, anch'essa profonda conoscitrice di questo territorio, con un'esperienza molto importante in quest'ambito. Abbiamo invece appunto prorogato per altri due anni la direzione sanitaria con la dottoressa De Marco. Ecco, naturalmente perché una sanità di montagna funzioni ci vogliono le persone innanzitutto, ma poi anche gli investimenti, e quindi penso per esempio alla tecnologia. Sappiamo quanto preziosa sia anche la tecnologia in ambito sanitario. Che aggiornamento possiamo fare su questo? Beh, assolutamente nel campo degli investimenti stiamo lavorando sia in ambito strutturale sia in ambito tecnologico. In ambito strutturale ricordo che investimenti importanti sono più di 24 milioni di euro che vanno a interessare soprattutto le nuove strutture previste appunto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Parlo di case della comunità, parlo di ospedali di comunità, parlo di centrale operativa territoriale, che sono appunto quelle strutture che dovrebbero essere proprio il punto d'ingresso, parlo soprattutto della casa di comunità, del cittadino nell'ambito del sistema sanitario locale e regionale. E lo sviluppo poi degli ospedali di comunità dovrebbe consentire alla persona di passare da una fase acuta ad una fase appunto riabilitativa che gli possa permettere di tornare a casa nelle migliori condizioni possibili. E poi abbiamo proprio tutto il tema degli investimenti in tecnologia, altrettanto importanti, sia per quanto riguarda strumentazione radiologica, ma non solo. Devo dire che abbiamo posto attenzione particolare a tutta quella strumentazione, a tutta quella tecnologia che riguarda l'ambito della cosiddetta telemedicina, che si sta sviluppando, direi gradualmente, ma in maniera importante in questo territorio. Ecco, perché dice gradualmente? Perché si tratta appunto di mettere insieme da una parte la tecnologia, e quella si trova, ma soprattutto si tratta di far usare la tecnologia nel modo giusto ai medici in medicina generale, ai nostri infermieri, a chi ne ha bisogno, e
non sempre è, come dire, immediata la cosa. Ma ricordo la bellissima esperienza che si sta facendo, per esempio, nell'ambito delle case di riposo, con appunto questa telemedicina, questo progetto di telemedicina che abbiamo iniziato in Alpago, che svilupperemo, continueremo a sviluppare a Cortina e così via, in tutte quelle case di riposo che hanno il piacere appunto di fare in modo di non spostare l'anziano per quanto possibile, ma dialogare con la struttura ospedaliera, con la geriatria dell'ospedale, attraverso appunto queste strumentazioni tecnologiche. Parlo di misurazione della pressione, di saturimetri, di elettrocardiogrammi, che appunto consentono di avere l'idea di cosa può avere quella persona in quel momento e capire se necessita di un intervento presso appunto la casa di riposo piuttosto che in un ricovero ospedaliero. Quindi un'attenzione particolare all'utente, alla persona, però immagino al tempo stesso anche nei confronti del personale sanitario, perché penso possa essere un motivo per attrarre nuovi professionisti a venire ad operare in montagna, è così? È così, perché io penso che diamo la possibilità appunto soprattutto ai giovani, no, di poter sperimentare tecnologie che magari in città non hanno questa possibilità, e quindi vogliamo far capire come la montagna da sotto questo punto di vista dia veramente la possibilità di nuove esperienze di diagnosi e di cura ai giovani medici, usando appunto la tecnologia e usando soprattutto il contesto in cui appunto si lavora. Devo dire che abbiamo cercato per fare in maniera che questi medici, questi professionisti che escono appunto dai percorsi universitari di laurea e di specializzazione, abbiamo cercato di fare in modo che possano trovare la migliore accoglienza possibile, quindi da un punto di vista attenzione tecnologica, ma anche attenzione appunto all'accoglienza, all'ospitalità. Senta, siamo nel pieno della stagione estiva, commissario Dalben, come l'ULS Dolomiti si è preparata anche a questo momento dove appunto, complice anche il nome e la bellezza delle montagne dolomitiche, abbiamo sempre più turisti sul territorio? Beh, abbiamo già l'anno scorso, no? Abbiamo sviluppato maggiormente la nostra rete delle emergenze e delle urgenze in particolare, quest'anno l'abbiamo ulteriormente ampliata. Ricordiamo che abbiamo a disposizione per i mesi di luglio, agosto e settembre, insomma, ecco, due elicotteri, Falco 1 e Falco 2, Falco 1 con base come al solito a Pieve di Cadore, Falco 2 con base qui a Belluno, proprio per coprire al meglio dal punto di vista dell'elisoccorso la nostra la provincia, ma vedo che ci sono anche delle richieste appunto da province con termini o addirittura appunto da regioni con termini. Quindi lavoriamo sempre in un contesto di rete e questo va assolutamente sottolineato. Non siamo soli a lavorare in tema di emergenza e urgenza, ma siamo all'interno di una rete regionale ed extraregionale che deve rispondere al meglio a quelli che sono i bisogni della nostra gente. Ma accanto all'attività appunto dell'elisoccorso, che in questi giorni ricordiamolo è stata molto impegnata. Già dall'inizio, vero, di Falco 2, da subito è entrato. Io penso che arrivato l'elicottero e dopo pochi minuti è partito subito per appunto missioni di soccorso. Ma accanto, dicevo appunto, all'elisoccorso, quindi alla presenza di questi due elicotteri, c'è stato il potenziamento della rete delle ambulanze sul territorio. Abbiamo cercato di maggiormente sviluppare il servizio là nelle zone maggiormente interessate dei flussi turistici in particolare, ma con anche l'attenta osservazione a dare le risposte a chi risiede e a chi lavora in questi territori. Vogliamo accorciare il più possibile quelli che sono i tempi di intervento quando arriva una chiamata di emergenza. Ci siamo come azienda attorno ai 20 minuti canonici, però vogliamo accorciarli il più possibile perché è importante. Ecco, e su questo sappiamo preziosa anche la collaborazione con le varie realtà sociali che si occupano di soccorso in montagna, giusto? Ma sì, assolutamente sì, torniamo al concetto di rete. La rete è formata da
dall'ospedale, quindi dai nostri dipendenti, dal nostro servizio di urgenza ed emergenza, ma accanto ai nostri servizi operano il soccorso alpino, il soccorso che la Guardia di Finanza appunto ci offre, ma soprattutto la rete delle cosiddette croci, cioè del mondo del volontariato, preziosissimo nell'affiancarci in questa appunto realtà importante dell'emergenza e dell'urgenza. È un mondo molto bello, molto sviluppato qui in provincia di Belluno, fatto di splendidi appunto volontari che cerchiamo appunto di affiancarli nel miglior modo possibile, e vedo che c'è stata e c'è una ottima risposta. Ecco, naturalmente queste sono giornate anche di temperature molto elevate. L'ULS Dolomiti anche in questo caso ha redatto un apposito piano su base delle indicazioni anche regionali. Che primi riscontri si sente di poter dire di questo? Sì, come ogni anno, anche quest'anno abbiamo attivato il piano caldo. Devo dire che in questa realtà è un piano, come dire, che non ha quella valenza dal punto di vista interventistico che riscontriamo in altre aree appunto della nostra regione. Comunque è un piano caldo che è stato sviluppato a livello di pronto soccorso con il cosiddetto codice calore, cioè quando arriva una persona con una sintomatologia che fa pensare a un colpo di calore o appunto a disturbi dovuti appunto alle temperature elevate, l'umidità elevata. Accanto a questo ci sono poi dei percorsi territoriali che hanno cercato di venire incontro soprattutto alla persona fragile, all'anziano fragile, a quelle che sono appunto le esigenze. È un piano che viene attivato in base anche ai bollettini che giornalmente ci arrivano appunto dalla regione e in base ai quali aumentiamo, rafforziamo quella che è la nostra rete appunto di intervento. Quindi da una parte il codice calore, dall'altra il potenziamento dei servizi territoriali e dall'altra ancora appunto il continuo, costante confronto, dialogo con la medicina generale, con la pediatria di libera scelta e con il mondo appunto delle case di riposo, dove appunto l'anziano fragile è maggiormente presente. Ecco, sapendo anche appunto le caratteristiche della popolazione bellunese, dove sappiamo essere presenti molti anziani. Senta, commissario, ancora un paio di domande, se posso. Fra i nodi che attanagliano un po' la sanità in generale, oltre alla carenza di medici, questo sappiamo essere un problema su tutto il contesto nazionale, vi è anche quello delle liste d'attesa, soprattutto dopo il Covid. Penso che questo tema si sia accentuato. Ci può fare un aggiornamento sulla situazione in provincia? Sì, come dicevo poc'anzi, si sta lavorando molto sul tema delle liste d'attesa. E dobbiamo sempre pensare ad un aumento che c'è stato della domanda, a cui ha fatto fronte anche un aumento dell'offerta, quindi delle risposte. Dobbiamo arrivare ad equilibrare appunto il rapporto tra domanda e offerta. Ci stiamo riuscendo, per esempio per le prestazioni, allora ricordiamo le prestazioni, la classe U urgente viene fatta immediatamente, quindi si risponde immediatamente con l'accesso diretto in ospedale. Per quanto riguarda la classe B, cioè la cosiddetta prestazione richiesta entro i 10 giorni, anche qua stiamo appunto mantenendo il rispetto di questo target di giorni, di questa decina di giorni. E abbiamo diminuito fortemente il tempo di attesa per le prestazioni in classe D, che sono quelle appunto a 30 giorni, e quelle in classe P, che sono prestazioni a 60-90 giorni. E stiamo lavorando molto, ripeto, su queste, in particolare su queste due classi di prestazioni D e P, perché sono quelle che maggiormente vengono richieste. Parlo soprattutto della medicina riabilitativa, quindi la visita fisiatrica, parlo della visita dermatologica, della visita oculistica, che sono le tre prestazioni che maggiormente vengono richieste in questo territorio. E questo lavorare molto cosa significa? Magari a fare alleanze con altre realtà? Esatto, quindi abbiamo cercato, ho visto che le risorse, tra virgolette, presenti qui a Belluno non erano sufficienti per dare queste risposte nel miglior modo possibile, quindi abbiamo sviluppato una serie di, sono tecnicamente definite, convenzioni con altre aziende sanitarie, in particolare Padova, per cui portiamo specialisti appunto da altre realtà, da altre aziende sanitarie qui nella nostra provincia per rispondere a questa domanda molto importante che c'è a
qui a Belluno. E devo dire che, a differenza di altre realtà, la risposta alla domanda di prestazioni è per oltre il 94% pubblica. Solo un 5%, un 5,5% è data dal privato accreditato. E questa è una bella... Sì, questo a significare che insomma qui il sistema è, direi, totalmente pubblico. Ecco, un'ultima domanda. Di recente è stata istituita la figura dell'infermiere di famiglia. Sappiamo che anche in provincia ci sono già dei professionisti formati, abilitati per questo. Sì, devo dire che in questo ambito, nel percorso formativo di questa figura e quindi nel metterla a disposizione del territorio, siamo stati anche un po' antisignani, nel senso che abbiamo anticipato addirittura quello che è l'avvio del percorso che la Regione ha previsto in questo contesto. L'infermiere di famiglia è quella persona che fa, diciamo così, da ponte, ecco, tra la famiglia, il medico di medicina generale e il servizio sanitario, i servizi territoriali. Quindi una figura veramente importante che dovrebbe, in teoria, ma vedo che si sta sviluppando in questo modo, entrare proprio nelle case delle persone e avere la fiducia nelle stesse nel portare avanti i problemi di salute che queste persone hanno. Quindi è, come dire, questa figura familiare che deve aiutare le persone a trovare le risposte migliori ai bisogni di salute. Grazie, grazie davvero Commissario Dalbenna per il tempo che ci ha dedicato. Buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie a voi e un caro saluto a tutti. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.